Ma si può riprendere tutto oppure non ce la fa? C'è scritto quanto vuoi riprendere, un'ora e 28. Ma senti, ma dove la Beata Lupita ha scritto un libro, Angelo degli Inferni, e saranno dei brani che ti faranno percepire la bellezza della ricerca della comunione e del desiderio di portare i poveri ai più poveri questo grande amore che Maria Lupita mi dà nella e sto innegando al finale del mio relato di tambien de mi vida pronto per escondo io però mi permette ancora di lasciarvi le mie raccomandazioni fatemi la carità di prenderle come cosa. In primer lugar, le pido que se mantengan siempre muy unidas y que reino la caridad entre ustedes. In primo luogo, vi chiedo di mantenervi sempre molto unite e che la carità regni tra di voi. Non affliggete nostro Signore con divisioni d'animo. Ricordatevi che è nostro dovere inviare il suo divino cuore. Lo facciamo da prima, amando. Non vayan a perdere espíritu sencillo y humilde, como nos quería nuestro padre fundador. Non perdete questo spirito semplice e umile, come ci chiedeva il nostro padre fondatore. Considerate bene quello che lui ci insegnava e che io vi ripetevo, in qualunque cosa facciamo, anche se si tratta di raccogliere una pagliuzza, ci muova unicamente il desiderio di compiacere Dio. Tampoco che han de ser sempre obedientes a los legítimos superiores. Non dimenticate nemmeno di essere sempre obbedienti ai legittimi superiori, poiché è Dio che ci comanda attraverso di loro. En los enfermos y en los pobres vean la persona del nostro amato Santo. Si toccano. Nei malati e nei poveri, riconoscete il nostro amato Santo. Se bussano alla nostra porta, dite, è Cristo che chiama. E quando lo state assistendo, pensate, è Cristo che sto aiutando. La umanità soffre. E Dio nos ha escogito precisamente e nosotras para che vivi in todo. L'umanità soffre. Dio ha scelto proprio noi per alleviare per quanto è possibile il dolore. Non indurite il vostro cuore di fronte alla disgrazia altrui. Soffrite con chi soffre, consolate chi piange, curate il malato. Olvídense de ustedes mismas y entreguense a los sacrificios que Dios les pide. Dimenticatevi di voi stesse. Offritevi ai sacrifici che Dio vi chiederà. Non importa se quello che fate non è mai considerato. Alla fine solo Dio vi pagherà. Presto passeremo all'altra vita e non porteremo con noi nient'altro che le nostre opere. Le spido también muy encarecidamente che aspiren sempre a santificarsi. Vi chiedo anche, con insistenza, che aspiriate sempre a santificarvi. Non cediate mai la tepidezza nella preghiera. Quando viene a mancare il fervore e il raccoglimento,
presto finiscono anche la carità e la volontà di servizio. No se dejen abatir por las dificultades exteriores o internas, pues siempre se pure se supererà. Non vi lasciate abbattere dalle difficoltà esterne o interne, perché si superano sempre, come è accaduto fino ad oggi. Non stiamo qui perché Dio ci ha chiamato. Allora la nostra fede non diminuisca, la congregazione andrà avanti, si rinnoverà e crescerà. Come flore a breve.